il concetto, no, quindi di bentos, nekton e plankton, quella è la parte principale. Allora, non è che lei ha finito di parlare. Sto parlando per noi. Sempre i soliti. E quindi stavo spiegando che questa associazione che gira tutta l'Italia, infatti adesso va via il 14 da Ischia e va a Livorno, dove ci sono le aree marine, e porta tutto il materiale che è qui presente. Quindi se qualcuno vuole saperne di più, può andare sul sito di questa associazione. Associazione Michelangelo di Orbus. Guarda la foto là vicino, e Fondazione Michelangeli.it. Ma comunque sta scritto. Comunque se andate in internet o qualsiasi motore di ricerca, Associazione Michelangeli esce. E adesso vanno a Livorno e quindi loro vogliono proprio far capire l'importanza del mare perché salvaguardarlo. Io lo continuerò a dire fino alla fine. In questa parte manca tutta la parte dell'inquinamento dei città, ci sono dei poster, i vari tipi di inquinamento, inquinamento marino, inquinamento biologico, quindi l'introduzione di specie che è un fenomeno. Voi sapete che alcune specie non fanno parte dei nostri mari? Alcune specie non fanno parte dei nostri mari. La Posidonia ha tempi molto lunghi, tassi di crescita, e quindi aumentano proprio e occupano soprattutto le nicchie, le zone vuote. Quindi dove la Posidonia viene estirpata, oppure dove praticamente le condizioni dell'ambiente cambiano, le specie muoiono e si introducono benissimo loro. Sì, ci abbiamo delle foto. E poi inoltre producono sostanze terpeniche, quindi sono tossiche. Dipende anche lì dalla stagione, in estate e in inverno. In inverno si riproducono maggiormente, però vengono mangiate, e perché producono una minore quantità di sostanze terpeniche, e in estate invece sono più tossiche, quindi essendo più tossiche non vengono pregate, quindi la prateria, diciamo, anche in quel caso si parla di praterie perché sono immense, e gli organismi non la mangiano. Quindi il riccio, per esempio, il Paracentrodus, quello che tutti vediamo, quello nero, si ciba di caulerpa d'inverno, l'accumula sotto il mantello e se la mangia, fa una riserva per l'estate, perché l'estate è più tossica e quindi mangia quella che accumula per l'inverno. Sì, ci abbiamo delle foto. Sono diverse. La prolifera è nostra, è la specie mediterranea, endemica, si chiama specie endemica. Le specie alloctone o introdotte sono questa qui, la racemosa di cui vi parlavo poco fa, che ha queste, sembrano acini di uva, ha tipo questo, diciamo, tallo e questi diciamo, piccoli talli che si dipartono dal principale, che sono acini di uva. La taxifolia non ce l'abbiamo. Però diciamo, è simile a questa, somiglia a una felce, cioè avete presente la felce, il tallo principale, e poi questi qua sono filamentosi come la felce, così come un pettine a contatto con una medusa. Che fate? Lo schiamo. I morti. Vabbè, se non avete la pipì, fate un po' di pipì. L'ammoniaca, però molte volte siamo tipo a cava dell'isola, se andiamo a cercare l'ammoniaca. Adesso stanno in pipì. Ah, adesso sì, per i doblasti non si fa e qui quest'estate ci sono stati casi di culture di trascine a Miravalle, sì, un po'
Questo è un pesce prete. Sì, finalmente noi siamo riusciti a capire che è un pesce prete. Abbiamo avuto un punto in basso. Un po' alla pesca prete. Perché noi abbiamo avuto un buon dibattito fra di noi, che cos'è? Una dracina, uno scorpano, ecco, alla fine la rana pescatrice, una rana pescatrice molto, la rana pescatrice, però mi manca la rana pescatrice. Allora, pesce, Io l'ho visto da vicino. Ma beh, è stato bello.